salve a tutti, benvenuti a un'altra card review, non dico qual è il numero perché non me lo ricordo più e quindi visto che evitiamo di fare robe tipo ma no, questa è la card review 5. Oltretutto oggi la card review è diversa perché mi gira così, mi sono rotti i coglioni, alla fine voi su YouTube volete vedere le stronzate allora vi faccio vedere le stronzate, no, che cazzo Ah, te... ma no, perché lui è tutto sì, c'è un momento in cui stasse... c'è un momento in cui me ne frego un cazzo. Bolle Gogaina Prima carta della giornata è ehm um... The Last Kaledosaur. Quest per il paladino. Scasta 6 spell sui tuoi minion. Reward Galvadon. Um... Galvadon. Possiamo andare subito a vedere qual è il reward per, questo, per questa quest del palli. 5 mana. Galvadon, leggendaria. 5 mana, 5-5, cry, adatta 5 volte. Ok, questo è il reward, il reward della quest del paladino. Mm, cosa si può dire? Partiamo subito dalla quest. Casta 6 spell sui minion. La Blizzard uh, decide in questo momento. Cioè, vi ho letto vari commenti, no? La Blizzard decide che il paladino debba fare quello che poi in realtà fa in World of Warcraft. Quindi il Paladino di per sé, come classe, è una classe che buffa e debuffa mob e avversari in PvP, e la stessa cosa vuole essere riprodotta in Hearthstone. Quindi il Paladino, l'idea di Blizzard, è che il Paladino vada in una direzione che diventi un deck buff, quindi ha tante carte d'alterazione: Equality, tutti i minion a un punto vita, Aldor Peacekeeper, mando l'attacco a uno. Keeper Vuldaman, Edric De Pure, San Keeper Tarin, la nuova leggendaria. Quindi è una, è una classe basata sull'alterazione dei punti in statistica, vita e attacco dei minion in HS. La quest quindi riprende questa linea. La quest riprende questa linea e eh, l'ultimo Caledosauro ci dice che eh, dopo aver giocato 6 spell sui nostri minion, riceveremo... Questa carta, Galvadon. Io voglio iniziare un attimo parlando di Galvadon. Facendovi capire che Galvadon: sì, da un punto di vista, è una carta che può essere considerata forte. Sì, da un punto di vista, Galvadon ha la capacità di fare. di fare OTK. Adesso sto cercando un attimo la sezione in cui. Si parla di Galvadon e si dice: um, Quanti danni riesce a fare massimi con uh, 5... Uh, con 5... Um, con 5 adapt. Ve lo dico subito. Devo cercare un attimo nei commenti. Un ragazzo ha fatto il calcolo. Ad ogni modo, con... Uh, quindi c'è anche tipo... Uh, non mi perdo su quanto effettivamente Galvadon da può fare di danni. Comunque. Mm, c'è anche il blessing. Uh, Uh, bless, bla, 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 blessing of champion Blessed champion 5 mana raddoppia um, uh, 5 mana raddoppia, raddoppia i punti, punti d'attacco di un minion, no? Il Blessed champion, che è una spell per il palli che non è praticamente mai stata utilizzata. Voi dovete capire questo. Galvadon, grazie per il follow GGLP4, benvenuto sul canale. Galvadon um, ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Ha un aspetto negativo gigantesco che voi um, non percepite tanto. Cioè, perché la gente è molto arrabbiata di questa quest del Paladino? E perché la gente comunque è arrabbiata per Galvadon, no? Perché? Perché? Um, adesso l'ho trovato, l'ho trovata la sezione di Galvadon. Mm, poche. Poche carte possono interagire con Galvadon pozione Potion of Polymorph, Vulcano, Devolve, Brawl, Twisting Nether, Doom, Deadly Shot, e forse Vanish. Quindi la capacità per un giocatore di interagire con Galvadon diventa limitata. Galvadon adatta 5 volte, adattando 5 volte bisognerebbe. sembra che adattando 5 volte bene o male. Uh, tu possa avere. Sì, è un 14-5 se non sbaglio. 14-5 potrebbe adesso non voglio star qua. Comunque, è difficile interagire con Galvadon steltato su board. Però c'è una differenza tra questo reward e il reward delle altre classi. Nel momento in cui noi giochiamo Brawl, Twisting Nether e Guality Wild Pyromancer, so un Galvadon steltato con Divine Shield, perché poi ci sono anche uh, San, San Keeper Tarim, Kazakus, Equality Consacration, Pyromancer, Repentance, più Consacration, Deathwing, Yog-Saron, Fellfire Potion, Isera Awakens, Bloodmage Talnos, più Flame Strike, Freeze Effect, uh, Freeze più Doomsayer, Frost Nova più Doomsayer, eccetera, ok? Quindi sono dei modi in cui uno può gestire Galvadon, però, mentre il reward delle altre classi, ha un effetto simil staccato dal minion. Quindi io gioco Primal fin, gioco un 5 mana 8-8, va bene. Però prendo in mano tante carte. 10 che 10 Murloc, ok. Gioco Carnassa uh, Queen, Carnassa Brood. Bene. Gioco un 5 mana 8-8. Però ho messo 15 minion da un mana 3-2, Battlecry. con una carta nel deck. Va bene. Ho giocato la Quest del Priest. Ok. Gioco un 5 mana, 8-8 taunt, se non sbaglio. Sì, però ho portato i miei HP a 40, giusto? Gioco il portale del... Um, gioco il portale del warlock. Ok, gioco il portale del warlock. Non evoco nessun minion, però metto giù un portale che mi fa valore ogni singolo turno. Arriviamo a Galvadon. Gioco Galvadon. Gioco Galvadon. Non ho fatto nulla. Gioco Galvador, non ho fatto nulla. Quello prende e gioca Twisting Nether. E mi sono fatto un mazzo così per fare la quest. E non ho nessun effetto che resta. Cioè, nel momento in cui viene rimosso um, Primalfin. ok, mi ha rimosso un 5 mana 8-8. Benissimo, io ho tutta la mano più di Murloc. Mi ha rimosso la carnassa, mi ha rimosso il 5 mana 8-8. Benissimo. Io ho tutto il deck Piro di Minion 3-2. Mi ragazzi. giochi Equality Guariti sul mio Galvadon steltato uh, con Wind Fury. Io ho perso la partita. Io ho perso la partita perché l'effetto di Galvadon non, non si sdoppia. Capisci? Capite il mio discorso? Grazie Finocchio Rosa. Grazie per la sub. Benvenuto nel dojo. Grazie per il supporto allo stream, bro. Veri, veri, a Stavo dicendo. Um, capite? Non capite qual è, qual, è il punto che, qual è il punto che voglio toccare per quello che riguarda Galvadon? Uh, Galvadon on setup lethal Se non hai risposte è finita Sì, Galvadon on setup lethal Se non hai risposte è quasi finita È vero Quanto è forte Galvadon come carta di per sé? Ma Galvadon chiaramente Ehm um... Gal Galvadon... Galvadon... Uh, dipende, è difficilissimo... Cioè, è chiaro che il 5 mana, 5-5, Adapt 5 times... La carta è broker, è fortissimo, è strafigo, eccetera, eccetera, eccetera... Va benissimo... Galvadon si giocherà 6 mana con getaway Codo... Gran bel commento, complimenti a Paulino, ci sta... Getaway Codo su Galvadon, su Bordan Contested... Tanta, tanta roba... Charge non li fa fai Adapt? No, Charge non è negli Adapt, grazie a Dio... Quindi, in teoria... Nel momento in cui noi prendiamo, mettiamo Stealth e Wind Fury sopra Galvadon, possiamo anche dargli qualche, qualche bonus in attacco. Uh, qual è l'idea di Galvadon? Adesso ci sarà gente che guarderà il video e dice: sì, Ma cosa significa Adapt 5 Time? Significa che abbiamo l'Adapt, che è un Discover su tripla scelta, per 5 volte, ci piazziamo sopra Stealth, Divine Shield, Wind Fury, uh, più 3 d'attacco, uh, più 3 di vita. Diventa un 8-8 con Wind Fury e Divine Shield. Al turno dopo. Perde lo Stealth, perde, perde lo Stealth, puoi anche non mettere Divine Shield, non ti interessa. Blessed Champion, raddoppi il suo attacco, 16 con Wind Fury, 16 per 2, bam bam, due colpi faccia, fai 32 danni e vinci, ok? Un finisher. Mi ha dato un meccanismo di Reach a Paladino. Scusate che oggi sono in Hangover, quindi non ho tutta sta lucidità mentale. Effettivamente Paladino... Necessita. Aveva bisogno, aveva bisogno di un finisher importante, no? Perché mh, perché la reach per Paladino è un problema. È stato risolto prima della reach in Paladin da Blizzard dandoci anything can happen. Che è una spella decimana che come abbiamo visto all'inizio, ci faccia patto ridere. Ama sta carta di qua e di là. E poi estreme per estremi bisogni, estreme necessità. Paladino si ritrova a giocare anything, uh, anything can happen uh, come 10 spell a 10 mana gli dà rich e gli permette di, di vincere la partita. Ma mm, in questo momento il meta è molto polarizzato. Questo è un altro commento che ho letto. Mm, questo è un altro commento che, che ho letto. Mm, in giro. Cioè analisi che vengono fatte. Cioè, è polarizzato a due estremi. Per cui c'è un, un deck iper iper aggressivi tipo Questing Rogue, um, Pirate Warrior. Perché Questing Rogue è un deck molto lean, uh, Pirate Warrior è un deck super lean. La Grosshaman sta venendo un pochettino fuori, non tantissimo. Prima, chiaramente, c'era anche la Grosshaman. E dal lato opposto ci sono dei deck control, no? Non c'è tanto spazio per midrange in questo momento. I controlli riescono anche ad esprimere tantissimo valore. Nel momento in cui Paladino va a perdere l'anything can happen, non ha la capacità di uh, avere un finisher importante, vado a vedere Anything, che dovrebbe uscire dalla rotazione, anything can happen. Andiamo a vedere subito la carta. Mm... League of of Explore. League of Explorer, anything can happen. Lo exactly. andiamo a perdere? Perché? Perché perderemo anche il Tom Pillager. E quindi, se andiamo a perdere Tom Pillager fino a prova contraria, noi andiamo a perdere anche l' can happen. E allora Blizzard dice: in Team 5, prendono e dicono: Ah, guarda, c'è un problema: c'è un problema che il Paladino perde anything. Il Paladino non ha reach. Come facciamo a fare in modo che eh, il Paladin. Possa essere comunque giocato e abbia un meccanismo di reach non in anything can happen. Mm, diamogli, diamogli un finisher, diamogli un finisher di classe, diamogli un finisher di classe e va bene. Gli diamo Galvadon. Ok. Come la facciamo la quest del paladino? L'identità del paladino. È quella di essere una classe che Blizzard vuole mandare in questa direzione, no? Avete capito il mio discorso? Edric de Pure, Aldor Peacekeeper, Equality, cioè è una classe che vuole debuffare e buffare, vuole buffare i propri minion e vuole debuffare i minion dell'avversario. È questa l'identità del paladino, capite? Grazie per il follow. Quindi, questo penso che sia stato un ragionamento, ragionamento di Team 5 per dare identità alla quest che è The Last Kaleidosaur. E per dare un'identità, e per permettere comunque a un deck, permettere a questa classe di avere, di, avere, di avere un finisher. Detto questo, cosa si può dire su questa, su questa quest del. Um... Su questa quest del, del Paladino, la gente si è lamentata tanto, la gente si è lamentata tanto perché Paladino non sta ricevendo delle carte mh, sostanziose. Dicono che effettivamente Paladino, per tornare a essere competitivo, dovrebbe aver. dovrebbe. dovrebbe, dovrebbe far tornare in rotazione standard anything eh, Shielded Minibot e, e Master for Battle. Mm. Casta 6 spell sopra i tuoi minion. Casta 6 spell sopra i tuoi minion. Allora, quello che io posso dirvi è questo: di cui io non ho dubbi. Come l'Hunter ha ricevuto questa carta? Grazie per il follow, fili salvo. Come l'Hunter ha ricevuto questa carta che abbiamo visto ieri? Ve la faccio subito vedere. Lo Small Raptor, che è una gran bella carta per Hunter ed è una gran bella carta per il Quest Hunter. Un Mana 2-1 che mette un Mana 4-3 nel tuo deck. E senza lo Small Raptor, la quest dell'Hunter, non penso verrebbe giocata. Perché come fai? Giochi Alley Cat, giochi cosa? Fairy Bat e poi? E poi come fai a prendere i 1-1? Cosa giochi? Giochi Argent Squire. Cioè, nel senso di mettere a giocare 9 carte che non ti servono a nulla, post turno 2. E per far cosa? Per attivare la, la qui incarnassa e prendere il Broad, sì, ma in questo momento il meta è, o è molto control oppure o è, mm, è molto controllo, oppure è molto aggressivo, no? Quindi detto questo, tornando sopra la, la, la quest del paladino, The Last io mi aspetto mi aspetto che nelle prossime carte rilasciate da Blizzard, possiamo andare a vedere un attimo la lista delle carte rilasciate per classe quindi andare a vedere quelle del paladino. Queste sono le carte che sono state rilasciate fino adesso per Paladino. Il Dino Sides, il Light Fused Stegodon che strizza l'occhio all'Host in the Jungle. Mi ha fatto ridere una battuta di uno che fa Ah ma allora se ti perdi nella giungla incontri il, lo Stegodonte. L'Hydrologist, che è un grosso punto di domanda ed è un Murloc. Uh, queste carte assieme, Mu uh, Hydrologist e Light Fused, uh, Fused Stegodon, da un punto di vista strizzano l'occhio Decurator, che è una delle leggendarie che secondo me prende tanto 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 valore nella prossima espansione, Decurator. Però non abbiamo ancora visto buff, a parte il Dino -Sides. Dove sono i buff? Dove sono? Quali sono i buff disponibili in questo momento per Paladino? Possiamo vederli. Cioè, il problema della quest, sapete qual è? Che la gente dice Casta 6 spell sui tuoi. Minion, in realtà, la gente dice: Se mi obbliga a castare 6 spell sui miei minion, io non posso usare Humility sopra i minion dell'avversario perché non conta, non posso giocare Blessing of Wisdom sui minion dell'avversario perché non conta, uh, Smuggler Run viene contata? Assolutamente no, perché è un buff che arriva direttamente in mano quindi le carte effettivamente per, um, per paladino disponibili. Disponibili uh, per buffare i minion diventano molto, molto pochi. Sapete anche voi che um, in Airstone la capacità uh, di mantenere un minion sulla board è um, bassa, difficile. Sicuramente Lost in the Jungle aiuta perché è una carta da un mana che evoca 2-1-1 e quindi ti permette anche di. Um, ti permette comunque di avere de qualcosa, dei body, però in realtà tu a turno 1 giocherai sempre la quest. Anche se non è detto che tu a turno 1 giocherai sempre la quest, perché volendo puoi fare turno 1. Uh, cioè, hai sempre in mano di Mulligan la quest, la puoi passare. Comunque, tu vuoi fare turno 1 Lost in the Jungle. Ma come, ma non giochi la quest? No, non la gioco la quest perché? Perché tanto non bufferò i minion fino a turno 3 o 4 magari. La quest la giocheremo più avanti. Poi vai in fai la tua bella sequenza Poi giochi la quest A un certo punto la metti giù E poi da lì inizi a buffare minion Adesso sto cercando un attimo mh, Sto cercando un attimo uh, Le informazioni sopra i buff per minion Però oltre a Blessing of Kings uh, Dino Sides. Uh, insomma uh, È molto difficile È molto difficile In Hearthstone di per sé come gioco Buffare minion Poi oltretutto sono altre cose da considerare Le altre cose da considerare sono La gente dice Sì ma io Devo castare 6 spell sopra i, miei 6 sopra i miei minion. Per castare 6 spell sopra i miei minion ne dovrò mettere 8-9 nel mio deck. Ok, metto 8-9 buff card nel mio deck. Ho capito. La Blizzard, già gente dice, la Blizzard si rende conto che in Nelson il deck è di 30 carte. E se io metto dentro 9-10 spell che buffano minion... Uh, come faccio? Classic spell on your minion. Il punto è questo: secondo me ci sono delle cose da considerare. Eguality conterà secondo voi? Cioè, io gioco eguality è una spell: prende i miei minion e prende anche i minion dell'avversario. Conta. Punto di domanda: Segreti viene rilasciato un segreto? Io mi posso, essere, potrebbe essere rilasciato, rilasciato anche un segreto nuovo per paladino. Mi rilasci il segreto nuovo. Va bene, segreto procca. Ha un effetto sopra i minion, conta questo effetto? Non conta? Non lo so. Solo spell a singolo target? No, non conta, però in teoria è una spell che tu giochi anche sui tuoi minion. Ci sono dei punti domanda, ci sono delle grey zone sempre quando vengono rilasciate le espansioni, motivo per cui quando è stato rilasciato Dr. Boom, la gente diceva ma Dr. Boom non è forte, un settimana 7-7, i Boombot. Mm, comunque possono fare danno a random e la gente diceva no, ma Dottor Boom è passato inosservato, raga, è mm, passato abbastanza inosservato. Perché? Perché non si sapeva cosa si facevano i boombot. Quando si è visto cosa facevano i boombot effettivamente come funzionavano, mi ha detto cazzo. paladino è messo male. Paladino è messo male. Eh, questa quest per Paladino, The Last Kaleidosaur, è molto, molto difficile da, da attivare. Il reward, come vi ho detto, non è così forte perché? Perché mentre le altre classi prendono qualcosa di, secondo me, più forte. Eh, eh, guarda prima il Fin: 5 mano 8/8. Ti dà 10 carte in mano Cosa vuoi di più della vita? Che si energizzano con il tuo deck Carnassa Broad ti dà 15 minion da un mana 3-2 Battlecry pesca una carta Si modifica completamente il gioco Quella del Priest volente o nolente Comunque ti manda 40 HP Non è che... Avete capito? c'è cioè il portale... Cioè tra tutti Galvadon secondo me Da un punto di vista Da un punto di vista È quello che... Ehm... È quello che è più esposto, no? È più debole. Cioè, tu veramente. Procchi la quest. Quello ti gioca Equality Consacration. Cioè, ti gioca Spell di Kazakus da 5 mana. Uh, Polymorph random minion. Te lo mangia via. E tu cosa fai? Gli dici... Mm, ho perso Galvadon. Ho perso il mio finisher. Non ho reach Non ho valore. Gioco una manciata di minion. E una manciata di buff. Mm, come faccio a vincere adesso la partita? Non riesco. Non riesco, quindi per quello che mi riguarda, prima di poter esprimere un giudizio completo sopra Galvadon e sopra questa quest, perché Galvadon di per sé va bene, ho spiegato un attimo la carta, ma prima di poter dare una risposta definitiva sopra la quest del paladino, devo aspettare di vedere tutte le carte per paladino, perché? Perché come sono state date mh, strumenti alle altre classi per... Uh, uh, raggiungere, raggiungere la, la, uh, i requisiti per proccare la quest immagino che anche a paladino a un certo punto verrà rivelata una gran bella carta un minion che se buffi prende un, un particolare effetto magari un minion che se buffi cioè, se voi sapete cosa serve? Lo sapete cosa serve? serve un minion che nel momento in cui viene buffato fa danni su board Cioè paladino se vuole venire fuori bene, deve avere la capacità di trasformare in tempo su board i buff, perché i buff di per sé non sono abbastanza. Quindi come per Tempo Mage, tu, giocando spell con Jules Flame Waker che funziona da engine, riesci a sviluppare valore in più in un singolo turno, motivo per cui se in un turno giochi 4 spell, spari 8 dardi. E quegli otto dardi Che sono sparati a random Hanno un valore in tempo Che si aggiunge Al valore totale complessivo Del, val del valore totale complessivo Che è il tuo deck È in grado di esprimere Oltretutto valore Che tu tiri fuori da un minion Non da carte Un valore extra No? Che ti permette di andare giù E avere un effetto sono E vincere la partita ha bisogno, ha bisogno di un qualcosa Ha bisogno di un minion Che, la che abbia la capacità Di Trasformare il buff che gli viene applicato sopra in tempo. Uno dice il Digen of Zephyr. Sì, Digen of Zephyr. Se qualcosa funziona in quel modo. Il Digen of Zephyr è una carta che ti permette di sdoppiare il buff. E quindi effettivamente ti dà un valore extra. Non soltanto ti dà un, un valore extra, ti dà un ti. Dà, te lo raddoppia. Una carta tipo Edis Dark Bane. Le, le due gemelle che abbiamo visto. Quelle due carte, Raiden, però escono dalla rotazione. Escono dalla rotazione perché? Perché le due gemelle sono di. Andiamo a vedere cosa. Se non sbaglio, mi sembra che le due gemelle fossero di. di Grand Tournament. Vediamo. Edis Dark, penso siano di Grand Tournament, non voglio sbagliarmi. The Grand Tournament, esatto Essendo di The Grand Tournament escono Serve un mini King Mukla, esatto Una delle carte buone, tra virgolette Che potrebbero venire utilizzate in Quest Paladin è Mukla, King of the Veil vale, 6 mana, 5-5 Prendi due banane in mano ti danno più 1, più 1 Ok? Quella è una carta che sicuramente se viene giocato Buff Paladin È uno degli indiziati a... Um, poter essere inserito nella lista, questo è un altro commento che ho visto. Ho detto, beh, effettivamente sì, effettivamente. però, anche lì tu giochi 6 mana. Prendi un 5-5, è una leggendaria. Ti prendi due banane in mano, va bene. Ok, è una carta singola. Ti dà doppia spell. Cioè, mh, non è semplicissimo da pullare out come stunt, no? Fatemi, fatemi tornare un attimo, uh, così riesco a vedere. Cosa, quindi si può, si può, si può prima, prima di esprimere il giudizio definitivo, devo aspettare di vedere effettivamente le carte del paladino. Il team 5, nella forma di uh, Ben Brode, ha detto che un, uscirà un minion che ama particolarmente, buffa su di sé, a cui gli piace che gli vengano messi i pants. Come dice il buon Reynard. E quindi fino a quel momento eh, noi non riusciamo ad esprimere un giudizio poi effettivo sulla quest. E la passiamo di conseguenza, la passiamo perché, perché ha più senso commentare poi. Cioè le quest, ragazzi, ce lo sto capendo adesso. Non ha senso, non ha senso analizzarle. Ha senso analizzare questo, il reward. Perché? Perché abbiamo visto. La, guardi la quest dell'Hunter dell e dici, Ah, ma devi giocare i minion da mana E ah, ma allora non schifo la quest, non serve. Cioè, nel senso non, non si può, non si può sviluppare. Poi vedi che c'è il raptorino e dici, Ah, ma c'è il Raptorino? Ah, c'è il Tolvir che ti fa pescare le carte a mana. Vabbè, allora ci sta. Allora si inizia a vedere un attimo la struttura. Si inizia a vedere il deck che il Blizzard ci vuole far giocare. In questo momento noi non abbiamo visto né un buff né un minion che sviluppa tempo su board tramite buff e quindi nel senso come facciamo a giudicare la, la quest in questo momento la quest è assolutamente ingiocabile per quello che si è visto fino adesso in erso e su questo siamo sicuri per quello che riguarda Galvadon vi ho già, vi ho già detto ho già fatto un'analisi abbastanza, abbastanza lunga quindi è una carta che è diversa dagli altri di reward perché perché gli altri reward hanno un effetto permanente all'interno della partita alcuni non tutti, però la maggior parte di quelli che abbiamo visto fino adesso. Um, Galvadon no. Galvadon no. Galvadon nel momento in cui viene rimosso, fine. Tu hai giocato la quest, l'hai proccata. Galvadon è stato rimosso in qualche modo. È stato portato via. E tu. Addio. Addio. Galvadon più minion 5 mana che copia. Quindi tu prendi, giochi Galvadon, lo adatti e poi prendi, quindi tu, il tuo setup ideale sarebbe, turno prima, il segreto, il codo. Fai una sequenza, fai i trade e li la tua board, tieni board uncontested, vuota sul tuo lato, quindi fai una giocata del tipo, la sequenza sarebbe questa, equality. Um, Wild Pyromancer, Equality, Equality, Consacration, Doomsayer, Segreto, Oppo non gioca nulla nel suo turno, Doomsayer, Procca, Esplode, inizia il tuo turno, 10 mana, Galvadon, Galvadon, Faceless, turno dell'avversario, gioca carte con iniziative, Blessed Champion vinci la partita. Questo è bene o male come, come linea. Quindi, se Galvadon come setup necessita di un'Equality equality consacration. Poi non è detto che lui per forza necessiti di equality consacration. Eh Galvadon può essere giocato anche in un altro modo. Però è linea di massima. Però tu vuoi giocare buff in un deck control. Come fai a giocare buff in un deck control? È difficilissimo. Difficilissimo. Passiamo alla prossima carta. Penso di aver parlato abbastanza per il Paladino, di aver un po' inquadrato la classe, il modo in cui Blizzard vuole farcela giocare. Buff e debuff Galvadon. Quindi facendo, facendo riassunto, Galvadon, un meccanismo di reach. Visto che andiamo a perdere l'Anything Can happen in Team 5 se ne sono resi conto perché, chiaramente, lo sanno anche loro che Paladino non ha meccanismi di reach. E allora se il Control Paladin con Anything. Non può essere più giocato perché perde l'anything can E quindi perde il suo finisher. La Blizzard prende e dice: Facciamo una bella roba. Al posto di dargli doppio anything can happen? Facciamo che il control Paladin viene giocato con, con la quest, continua a fare le sue sheninigans. Continua a giocare la sua eguality, continua a clearare la board. Magari gioca anche gli Aldor. Uh, gioca le humility, eccetera, eccetera, eccetera. Baffa, baffa, baffa. Poi a un certo punto prende Galvadon. E post-guai ti Walpy Romancer Doomsayer. Non c'è neanche bisogno di giocare il segreto. Quello che ti fa riprendere il minion in mano, volendo si può fare. Perché tu puoi prendere, giocare il segreto che ti fa riprendere il Relling codo Se non sbaglio, no? È vero, non può essere anche non targetato da spell, ma non cambia niente. Galvadon è forte, La questa che è ingiocabile al momento. Galvadon è forte certamente Galvadon è forte è un 5 mana 5 5 con adapt 5 times è una carta che a livello di value è in grado di esprimere un valore altissimo perché non penso quasi ci siano carte beh non è vero Le, i reward delle quest sono tutti dei minion fuori di testa perché prima al fin è un 5 mana 8 8 che ti dà 10 murlock in mano è una carta completamente Fuori di testa, cioè applicarci un valore diventa difficilissimo. Calvadon si può applicare un valore 5, in Break Even a DB 0 e poi si fa 5 per 1.5, una mediana. Si può, si può pensare a una mediana per quello che riguarda la meccanica adapta e segnare un punteggio che va da 1 a 1.5, perché se metti 3 punti d'attacco io li applico a 1.5, se metti stealth li posso dare un punto perché alla fine consilare un minion costa mana in linea di massima, no? Divine Shield 1 mana, Taunt 0.5, non può essere target di, di una spell, uh, magari gli assegni un punto. Mentre invece Wind Fury è più caro perché mettere Wind Fury su un minion costa 2 mana. E invece in questo caso li puoi applicare sempre al posto di 2 mana a 1,5. Quindi la mediana sarà qualcosa tra 1,30, 1,25, 1,40. Facciamo le cose oneste: facciamo 1,25 moltiplica per 5, 5 per 1,5, 5 per 5,25. Sono tipo più 7,5 ti fa Galvadon, una roba così. Galvadon turno 5, Vulcano esco con Seed. Oltretutto, ha bisogno di un grosso setup. Cioè, non è che avete capito? Non è che Galvadon è un minion a sé stante che arriva e fa una roba veramente. Galvadon deve essere babysittato L'Izzardicchio Cioè, questa carta qua ha bisogno di un grosso setup per essere giocata. E quindi è una carta che in linea di massima sembra voglia essere giocata in un deck control perché? Perché il deck control perde le anything can happen e di conseguenza, per se vuoi giocare un control, un control Paladin vuoi aver Reach. Sei obbligato a giocare Galvadon. Sei obbligato a giocare Galvadon. Ti puoi anche permettere. Il, tutto, il control paladin è una lista che si può permettere di stallare tanto. È una lista che cycla anche abbastanza velocemente. E quindi è una lista che arriva a giocare i suoi buff dopo tanti turni. Perché non è come mh, molto più lento giocare. Sei buff. Che giocare X minion da un mana, come può essere per Hunter, o come può essere scartare X carte per Discardlock, che Discardlock arriverà al momento in cui quello ti procca, la, ti procca la quest veramente, veramente in fretta. No, Galvadon ha bisogno di un deck lento: ha bisogno di un deck lento perché effettivamente i buff ci metti tempo a metterli su, poi non è detto che uh, non verrà fuori una lista, non di certo mid range iper aggressiva, <ride> che gioca minion piccoli. Buff, minion piccoli, buff, minion piccoli, buff, 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 aggro, aggro, small time recruit, faccia faccia faccia, bam, proco, quest, Galvadon, appena posto te lo gioco e lo uso come finisher. Quindi come meccanismo di finisher per aggro, come meccanismo di finisher per, per control. A me piace, cioè nel senso a me Galvadon piace, mi piace anche la sensibilità mostrata da Blizzard nel capire perché Blizzard prima non era così, raghi, prima non era così, Erston. Prima Blizzard non è che prendeva, faceva le espansioni e diceva.. Ah, ma guarda, ci manca un meccanismo di questo tipo per sta classe. Ok, ah, guarda, ma ci manca questo. La ok, oh, ma guarda, esce dalla rotazione. Quello, la rotazione non esiste, ma Cioè, è uscito Goblin vs. Gnom. Blizzard ha, ha preso e detto, ma. È uscito Nax, è uscito Goblins verso Neon. Blizzard ha detto: Non dobbiamo dare identità al, alle classi. Possiamo giocare un po' quello che vogliamo. Tanto ci sono così poche carte in HS al momento. Basta. Cioè, L'evoluzione di Hearthstone dall'inizio a oggi con... è cambiata tantissimo. Sì, cioè, sì. Blizzard adesso il team 5 mostra grande capacità di comprensione del gioco come è giusto che sia e cerca di dare le risposte alle classi necessarie. E quindi ti dà il finisher in, pala in, 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 uh, finish in paladino sotto la forma di Galvadon perché è in fin che ne esce Quali sono le carte meta defining però la possiamo, possiamo andare a vedere però la prima, prima ne parlo ma prima andiamo a vedere la prossima carta La prossima quindi per questo per quello che riguarda il paladino Paladino uh, la quest è difficile da, da valutare, è molto difficile da pullare perché? Perché i minion su Aerson lo sapete anche voi, i minion su board stanno poco I buff non hanno mai funzionato The Grand Tournament è stato un buco nell'acqua clamoroso. Ci sono state delle leggendarie che a vederle erano bellissime. Perché Dark Bane e Light Bane erano due carte veramente belle. Sono dei 3 mana. 3-4 con una stat line di body più 0.5. Una se la baffi prende Divine Shield. E l'altra se la baffi fa 3 danni a random. Quelle due carte sarebbero state la morte sua da giocare in paladino. Il problema è che. Tu hai bisogno di queste carte in un paladin control? No! Non hai bisogno di queste carte in un paladin control. Sono carte da un deck midrange. Anche, anche come statistiche base. Sono carte che vogliono combattere per tempo su board nei primi 4 turni perché effettivamente hanno delle stat line buone, solide. No? fino a quando non si riescono a vedere le altre, le altre carte, fino a quando non vediamo le altre carte sta, sta quest va, di, va, da, va, va messa da dall'altra parte Galvadon abbiamo detto, un meccanismo come, fini, come finisher, può essere giocato in un deck magari control, si può immaginare un eventuale agro chi lo sa, in questo momento io non lo, riesco, non lo vedo, io non lo vedo Galvadon giocato in un deck agro in questo momento, um, e va a sostituire, Anything Can Happen come reach è una soluzione secondo me molto 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 più elegante. Saranno interessanti i mirror di control, pal di control. Quest paladin, i mirror saranno veramente interessanti. Che saranno tutti giocati sul um, Mi giochi equality, ti gioco equality, devo tenere le equality per rimuovere il tuo Galvadon. Allora, quindi nessuno di due gioca le equality. Poi, il primo che spara le equality perde la partita perché libera Galvadon all'avversario. Bladescaller, 7 mana, 6-6, elementale, neutrale, battlecry, se hai giocato un elementale lo scorso turno fai 5 danni uh, Mi sono piaciuti alcuni commenti sopra il Bladescaller, il Bladescaller si legge così Fireland portal, neutrale, che ti dà sempre un minion 6-6, vi piace come soluzione? Vi piace? Fireland portal, che ti dà sempre un minion 6-6, neutrale in linea di massima In linea di massima. Si può, si può vedere così? Però non è una spell. Però è un minion. Quindi, partendo da questo presupposto, uno può prendere e dire: Ma Blade Scholar è buono o non è buono? No? Uh... Se Fireland, uh, se, se Fireland. Se Fireland. Fireland Portal sta, viene giocato perché è una carta sana. Mh, non vedo per quale motivo non debba essere giocato il Blade Scholar Da un momento in cui il Blade Scholar è ancora più forte. Perché questa carta è meglio di un Fireland Portal. Per un Elemental tempo Mage. E il 6-6 è molto, molto, molto pericoloso. Questa carta può essere giocata anche in Mage come anche Shaman. Questa carta ci sono delle linee, ci sono delle linee che, si possono, che si possono vedere, chiaramente le linee sono Fire Elemental a turno 6 in Blaze Collar a turno 7 per quello che riguarda Sciamano, mm, per quello che riguarda, scusate, per quello che riguardano gli, le altre classi. Mm, non saprei perché Water Elemental è un elementale ma sta a 4 mana. Mm, andiamo a vedere però a livello di body, poi effettivamente quanto valore la carta riesce a esprimere e uh, a livello proprio statistico, in modo, cioè da un punto di vista formale, qual è il valore espresso no? da questo minion, che effettivamente è un, è un gran bel minion. Non è, che, non è che dobbiamo stare qua a discutere se questa carta ci stia o non ci stia. Uh, come ho detto, è meglio di un Fireland Portal. Mm, Fireland Portal viene giocato, una carta che ha visto molto gioco. Sembrava lenta. Voi direte, sì, ma il Fireland Portal viene giocato in tempo Mage? No, viene giocato anche il Reno Mage. È una bella carta a sé stante. Mm, chiaramente la gente pensa principalmente. Mm, C'è Pyros 6-6, è vero. Grazie, Dog. Grazie, ragazzi. Mi avete aiutato. Quindi il Mage effettivamente va ad incastrarsi bene. Anzi, non soltanto questo. Pensate a quanto aumenta il valore di Pyros, per questo motivo, cioè nel senso, quanto il Blaze Coller aumenta il valore di Pyros, quindi, quindi tu giochi tranquillamente, turno 2, quando, quando vuoi giochi il Pyros, proc al Detrattle, ti prendi il tuo minion da semana 6-6, poi lo puoi giocare in curva e ci sta, molto bello, molto bello. Ehm... Um... Parliamo un attimo però di questa meccanica, della meccanica dell'elementale, cioè il fatto, questa nuova meccanica ci viene proposta nell'espansione Viaggio a un Goro, se hai giocato un minion X al turno precedente, fai Y, va bene? Questo è un tipo di meccanica che noi non abbiamo mai visto in Hearthstone e sta venendo applicata a questa tipologia di minion, minion elementali. La, la, vedremo in futuro questa, la vedremo in futuro questa tipologia di uh, effetto anche su altri minion, punto di domanda o è esclusiva soltanto per gli elementali? Io sinceramente spererei di mh, vedere, uh, if you played a card il turno precedente, fai X. Perché? Perché la sequenza è quello che rende il gioco complesso. E io è da tanto tempo che dico che avrei piacere che Blizzard. Premiassi i giocatori, cioè che si sia fosse un gioco più ad incastri. E Blizzard esattamente questo A ha fatto. Cioè, dicevo, a me piacerebbe, un, mi piacerebbe una carta che, se io ho giocato una Frostbolt, una Fireball e un Water Elemental all'interno di questa partita, si trasforma. Da essere una spell, da essere un minion che fa X, se io ho giocato una Frostbolt, un Fireball e un Water Elemental, quella carta si trasforma in Y. Quella carta entra nel mio deck. La Blizzard ha fatto sta cosa in questa espansione, pari pari, ci ha dato le quest. Le quest non, è non sono basate su sequenze di carte singole, le quest sono basate su alcuni attributi particolari che vengono richiesti durante la partita di sviluppo, capito, per prendere il reward. È importante, secondo me, ed è anche la linea giusta, questa, cioè la gratificazione del giocatore. Tramite sequenza però da un altro punto di vista non sono contento perché perché le quest sono un meccanismo troppo rigido per quello che riguarda il deck building Cioè tu mi fai la quest mi fai la quest va bene E già una carta extra nel deck da 30 vado da 30 vado a 29 è un problema Me la ritrovi in mano a inizio partita è un problema cioè L'idea della quest, secondo me, è giusta. Adesso torno a parlare del Blade Scholar. L'idea della quest è giusta. È la direzione giusta. Sequenza particolare. L'allocchi. Vieni premiato. Fighissimo. Il problema è come metterlo in atto. Cioè, come metterlo in atto. Ti do la quest in mano di prima mano. Gioco con una carta in meno tutta la partita. Faccio un mulligan di prima. Gioco con due carte tutto il game. Punto di domanda. Capite? Bisogna... Bisogna, bisogna vedere un attimo come, um, come andrà. Una meccanica simile c'era con Stalag e Fugal. Esattamente, esattamente con Stalag e Fugal. Detto questo, Blazecoller, un 7 mana, 6-6, che eh, su board fa un meno 1 secco. I 5 danni, abbiamo detto ieri, che valgono 3 punti, punti e mezzo, una roba così. 5 danni valgono 3 punti e mezzo in tempo. C'è lo shadow strike, del, shadow strike del Rogue, sono 3 mana per fare 5 danni a un minion non danneggiato o all'eroe avversario se ha 30 HP. La condizione è pesante e tu la paghi. La Fireball costa 4 mana e fa 6 danni a un bersaglio qualsiasi. Possiamo dire che i 5 danni valgono 3 mana e mezzo. Una roba così. Quindi se partendo dal presupposto che 5 danni valgono 3, 3 mana e mezzo, questa carta a 7 mana fa un più 2.5. Che è un gran bel valore più 2.5. Un gran bel valore. Perché Fire Elemental fa un e mezzo, ragazzi. Fire Elemental fa un e mezzo. Fire Elemental è un 6 mana 6-5 che fa meno 0,5 su board. Ma fa 3 danni a un target qualsiasi. Se e il fa... target qualsiasi. Si può, si può immaginare una Frostbolt, no? È un 6 mana 6-5 che ti spara una Frostbolt. ti spara neanche una Frostbolt, ti spara una. Ti spara una Dark Bomb. Grazie mille per la a Pietro. Benvenuto, benvenuto nel dojo. Grazie per il supporto al canale, Bud. Welcome, welcome. Quindi due mana di Frostbolt in uh, Fire Elemental, è un 6 mana 6-5, fa meno 0.5, fa un più 1.5, no? Blade Scholar, se noi per assurdo decidiamo che i 5 dadi del Blade Scholar valgono 3 mana e mezzo, io li assegnerei 3 mana quasi, neanche 5, neanche 3,5. 3, possiamo dire che il Blade Scholar fa un 2 più 2 secco, se gli dai 3,5 fa un 2 più 2,5 secco, e in linea. E in linea per una carta che costa 7 mana. Perché Blizzard deve anche capire che se noi andiamo a giocare una carta che costa 7, 8, 9 mana, quella carta deve eh, effettivamente happy. fare qualcosa exactly. su board, deve sviluppare un valore. Una carta da 1 mana dovrebbe, dovrebbe avere un gap di valore espresso su board a 0.5. Una carta a 4 mana un gap di valore espresso su board di 1.5. Che è il cap di palote shredder, cioè l'apice alto è il paliote shredder che fa più 1.5 secondi tramite detractor. È un 4 mana 4-3 che di mediana ti dà un 2-2. Quindi un 4 mana 4-3 fa meno 0,5, eccetera, vai avanti così. Fate voi i calcoli, no. Se un 4 mana fa un 1.5 come valore massimo, secondo me ci sta che um, ci sta che il blade scolar. Um, ci sta che il blade caller faccia un 2,5. Va bene. Facendo un 2,5, Blade Scholar è estremamente forte. Non penso che devo dirvelo io. Blackwing Corruptor è un 5 mana 5-4 che fa 2 danni. Però ci sono altre cose da considerare. Cioè, che questo valore che il Fire Elemental, i 3 danni, li fa sempre. Il Blade Scholar, i 5 danni, non li fa sempre. Ha una condizione da soddisfare. Il Blackwing Corruptor, i 3 danni, non li fa sempre. Ha una condizione da soddisfare non troppo complicata. Avere un drago in mano. Andiamo a parlare proprio della meccanica adesso. Quindi quel valore, cioè nel senso il, il Blackwing Corruptor che fa meno 0,5 e mezzo, fa un più 1,5, non fa più 1,5 perché Fire Elemental fa più 1,5 perché i tedani li fa sempre. Blackwing Corruptor c'è una percentuale di volte in cui tre danni non li riesce a fare. Non gli riesce a fare, non è il drago in mano. E quindi quell'1.5 non è reale. Si va a stringere da un qualcosa tipo 1.20. Il Blade Coller vale lo stesso discorso. Non è un 2,5 reale. Se assegni tre punti e mezzo in tempo ai 5 danni, si va a stringere. Si va a stringere anche molto di più. Si va a stringere anche molto di più rispetto a Blackwing Corruptor. Perché, come scrive giustamente, Gonning in chat. È molto più complicato, è più complicata questa condizione da soddisfare, rende, rende il tuo turno prevedibile, perché tu hai un drago in mano, giochi un deck dragon, giochi Blackwing Corruptor, il tuo avversario sa che tu hai un drago in mano. Non è che strategicamente sia sta grande informazione, giochi Dragon Priest, ci voglio anche vedere che non hai draghi in mano. Per esempio tu? Grazie mille per la donazione Pietro Stra gentile Già che ci sono ti sgancio anche una piccola donazione Grazie, grazie, grazie per il supporto allo stream bro Very very appreciated <ride> Il text to speech lo devo sistemare Grazie ancora, grazie ancora Pietro Questa condizione Degli elementali Obbliga il giocatore a creare un setup quindi, quando tu prendi e giochi l'Elementale a turno 6, alzi il telefono e dici: Pronto? Sì? Chi c'è? Eh, prossimo turno io gioco Blade Scholar. Va bene, grazie, grazie per avermelo detto. Poi tutto, tutto bene? Sì. Metti giù il telefono, capite? Cioè, da un punto di vista strategico, questa è una grossa mancanza per gli Elementali. L'obbligo di dover giocare il Minion. Senza contare questo. Non hai giocato l'Elementale al turno prima? Tu di settima non esci in curva naturale di Bladescaller. Blackwing Corruptor. Il Blackwing Corruptor lo puoi giocare praticamente sempre. Se hai un drago in mano basta che tieni quel drago che trovi all'inizio partita. Te lo tieni come attivatore. Poi a un certo punto giochi la Nether Spite Historian. E eh, 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 si ritrovi con abbastanza draghi. Qua è sempre telefonata la giocata. E se è sempre telefonata la giocata... Ci si può giocare intorno Ci si può giocare intorno Quindi non è che tu prendi e dici Ah ho visto l'elementale Bella storia Adesso gioco un bel minion 5-5 No Non giochi un minion 5-5 Fai in modo di giocare il turno Per dare il minor valore possibile Al battle cry del bladescaller La cosa che non mi piace è che si basa sul last turn E non sul giocare un elementale prima di questo Secondo me è corretto che sia la Stern. È una meccanica nuova, è una condizione più difficile da soddisfare. Gli elementali sono quella classe di minion che in teoria andrà a sostituire i draghi nel meta. Perché i draghi saranno difficili da giocare con l'inuscita della rotazione di Blackwing Corruptor a me, E l'uscita di, 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 della rotazione di Blackrock Mountain. A me, pia, a me spiace che esca Blackrock Mountain. Era proprio una bella espansione. Ma spiace anche che esca League of Explorer. Eh, sono due belle avventure. Peccato, Magari magari il um, magari la um, Black Rock Mountain, no, però League of Explorer piace tanto. Ad ogni modo, per quello che riguarda Blaze Collar, ne abbiamo parlato un bel po'. La carta è forte, molto forte. La carta ha delle componenti strategiche interessanti. Questa tipo di meccanica relativa all'elementale crea dei precedenti e adesso andiamo ad analizzare in quali deck. Uh, può essere giocato il Blazecoller. Quali deck vogliono giocare il Blazecoller? Ma mh, è una carta, una carta comunque abbastanza polivalente. molto forte, settimana per un 6-6 e fare 5 danni. Ragazzi, um, è buono in midrange. È buono in control. Magari in aggro non è così buono, però è un meccanismo di reach. 5 danni faccia sono tanti. Cioè, per, per assurdo, di giocare in un deck aggro Shaman che decide di rannare Blade Scholar e doppio Lava Burst perché dice io spingo tanto danno e poi a un certo punto ti gioco il Blade Scholar ti faccio 5 danni faccia e ti metto giù un 6-6 quindi tu devi controllarlo il 6-6 non solo ti faccio 5 danni ti, faccio, ti metto giù anche un 6-6 per assurdo però la realtà dei fatti è che il Blade Scholar vuole essere giocato in Elemental Shaman, in Elemental Mage che sono due tipologie di deck di cui si parla molto adesso in community che stanno venendo fuori, soprattutto il Soprattutto l'Elemental Shaman. Per la presenza di Kalimos come leggendaria di classe e l'elemental Mage per la presenza di Pyros. Uh, e per la sua capacità di controllare board due classi: Due classi. Con la capacità di stringere board tramite area of effect, molto efficiente. Perché uh, shaman ha Lightning Storm. Milestone Portal Vulcano. Che è una che è un area, of, che è un area of, of control asimmetrico. Che è una OE asimmetrico. Ed è uno dei primi Insieme all'altro del Warlock da Trevana. Spreading madness. Quindi prima è stato il tentativo con Spreading Madness. Non ha funzionato. E la Blizzard ha detto. Mi sa che è meglio che targetti soltanto. Ok. Ehm. Um, e il mage dall'altro punto di vista è una buona classe control è sempre stata una buona classe control Null no? Mage, freeze Mage, Reno Mage c'ha accesso a Frost Nova più Doom Sayer accesso a Blizzard, accesso a Flame Flamestrike accesso a mm, Arcane, uh, Arcane Blast uh, lo Shaman c'ha Milestorm Portal lo Shaman c'ha Hex il Mage c'ha Polymorph guarda caso le due classi dotate di Single Target Removal efficiente sopra minion con detrattle tra virgolette, per eccellenza sono il Polymorph Elex e sono Mage e Shaman e anche sono le due classi che sembrano più indirizzate in questo momento per quello che abbiamo visto verso una tipologia di deck control elemental. Perché control elemental per la natura della tipologia dei minion che ci stanno venendo dati, il Tar Creeper è un 3 mana 1 5 taunt. Il Tolvir è un 4 mana 3-5 con Taunt e Divine Shield. Non è detto che venga giocato. Mm. Insomma. Uh, uh, questo. Questa è la tipologia di deck in cui vuole essere giocato. La carta è sana ed è molto forte, e dovrebbe vedere gioco se i deck elementali saranno presenti in meta. La prossima carta che andiamo a vedere un'altra carta che va uh, con sinergia elementale ed è Servant of Kalimos Servant of Kalimos 5 mana 4-5 neutrale elementale se hai giocato un elementale al turno precedente Discover un elementale questa carta è un elementale la, la, la carta stessa quindi la capacità di produrre valore infinito da un punto di vista, per assurdo, perché tu puoi giocare Servant of Kalimos in Servant of Kalimos in Servant of Kalimos in Servant of Kalimos facendo, facendo meno 0.5 su board, ma avendo la capacità comunque di continuare a rinnovare il, il minion. Ci sono delle carte che eh, si, può, si può paragonare: il Servant of Kalimos a un'altra carta, la Nether Spite Historian. Vi posso dire una cosa, la Nether Spite Historian. È più forte del Servant of Calimos. Perché la Neta Spite Historian è più forte del Servant of Calimos? Primo per il solito discorso della condizione. Se hai giocato un elementare al turno precedente. E invece la Natas Spite Historian è se hai un drago in mano. Il secondo motivo è il costo in mana. La, ma, la, mm, la netas Spite historian ha un costo in mana molto basso. 2 mana. Può essere giocata agevolmente in early stage. Ha una, una, una quantità di statistiche di body che la lascia a dv0 nel momento in cui fa il suo ingresso su board. Questa carta invece non ha un ingresso a dv0 ma un ingresso a meno 0.5. Um, il gorilla bot è praticamente uguale. Sì il gorilla è praticamente uguale però il gorilla bot era un 4 mana, 3-4. Se hai un Mac in gioco discover un Mac. E avere un minion in gioco è, è più difficile che aver giocato un minion il turno prima. Perché se il. Uh, questo è il problema del di gorilla Bot. Se il Gorillabot fosse stato: Se hai giocato un mech al turno precedente, Discovera un. Uh, una discovera un mech, no? Mentre invece, uh, purtroppo il Gorillabot era: Se controlli un mech sul tuo campo di battaglia, Discovera un mech. E quello era difficile. E quello era difficile, no? Scusa, scusa Pini, cerco di star più vicino. Quindi, uh, Servant of Calimos, a livello di stat line, stiamo dicendo è sotto V, è un 5 mana 4-5, non, non il massimo. Comunque, il body va bene. Mm, cosa si può aggiungere? Beh, eh, non abbiamo visto tutti gli elementali. Comunque, il power level degli elementali è alto. Uh, dagli elementali, soprattutto, questa carta vuole essere giocata in sciamano perché. Perché um, vuole Shamano ridiscoverare Kalimos. Essendo Kalimos un elementale ed essendo Kalimos un elementale di classe. Uh, verrà discoverato tanto. Io vi dico questo: Voi sapete. Voi sapete con che percentuale il discover della Nether Spite historian in Dragon Priest da. Dragonico Operative, giusto? Lo sapete, giusto? E sì che in Hearthstone ci sono più draghi che elementali, e nonostante ci siano più draghi che elementali, il Dragonic Operative, dalla lettera Spite Historian, viene dato un sacco di volte. Perché? Perché è un drago di classe, e la possibilità di trovare carte di classe sul Discover, in linea di massima, se non sbaglio, è superiore rispetto alle altre carte, giusto? Mi sembra che Erson abbia proprio questa tendenza. Adesso magari mi sbaglio, magari se uno mi corregge e dice: No, la percentuale di, sul discover tra carte neutrali e carte di classe è identica. Può darsi? Secondo me. Beh, non è, non è, non è secondo me. Devo andarlo, dovrei andare a cercarlo per avere la sicurezza, ma in linea di massima. A me sembra che le carte di classe vengano mostrate con una percentuale più alta. Detto questo Immaginate il servant of Kalimos. La sua capacità di discoverare l'elementare di classe. E l'elementare di classe in questo momento, per. Um, è diversa, non è la stessa. È più alta la percentuale di trovare carte di classe in Discover. Giusto? In questo, in questo motivo sarà molto forte in Mage. Perché in Mage possiamo trovare Pyros. Mentre invece in sciamano in possiamo andare a trovare Kalimos. Io ho paura di questa meccanica, sinceramente. Perché? Perché ho presente quante volte esce Dragonic Operative in Priest, Quattro volte, grazie, grazie, Simone. Grazie Simone. Quindi la percentuale di trovare. Una carta di classe nel discover In relazione alle carte neutrali Di 4 volte 4, 4 volte superiore 4 volte superiore Quindi significa che il servant of kalimos A noi kalimos Ce lo darà abbastanza spesso Significa che quando noi giochiamo servant of kalimos In control Elemental shaman Noi vogliamo cercare due carte Kalimos Servant of kalimos Kalimos Servant of Kalimos. Però Shaman ha anche altri elementari di classe: Earth Elemental, Unbound Fire Elemental, Alakir è un elementale. C'avevo tutta la lista di. Um, avevo tutta la lista degli elementari di classe. Uh, in relazione sia uno sia all'altro. Purtroppo, uh, adesso cerco, cerco di trovare. Vediamo se la riesco a far saltare fuori velocemente. Arrivo. Stone Sentinel è un elementale, Kalimos è un elementale, Earth Elemental e Fire Elemental 4. Poi ci sono anche Dust Devil, un mana 3-1 Wind Fury Overload, Unbound Elemental, Alachir the Windlord. Non ci sono molti elementali rivelati per Mage, c'è Pyros, Water Elemental uh, e altri elementali sono Ragnaros the Lightlord e Ragnaros the Firelord. Questi sono, bene o male, gli elementali che vengono in mente. Mm. Ma è leggendaria, quindi la percentuale di prenderla non è come l'operative Lucius. Boh, dici? Dici che il Discover sui minion c'è anche una percentuale sulla rarità. E sì che di leggendarie il Nether Spite Historian una volta ti mostra. Mm, Alex Straza, Cromagus. Eh, non dormo, comunque le leggendarie te le dà spesso il net Aspite Historian, story. Io questo devo andare a vederlo. Scusate, purtroppo non l'ho cercato. Avrei potuto cercarlo. C'è anche la percentuale sopra la rarità della carta. Quindi abbiamo visto: abbiamo la certezza che le carte di classe sul discover hanno una percentuale di uscita. Quattro volte superiore rispetto alle neutrali perché? Per, far, per permettere che nella meccanica discover le carte di classe vengano rappresentate. Perché altrimenti ti ritrovi con discover l'80% dei minion sono neutrali, quelli di classe non li trovi mai, no? Non c'entra nulla sull'influenza della percentuale, allora basta. Allora basta, non dobbiamo più parlarne. Quindi Servant of Kalimos in, in, in che deck vuole essere giocato? Chiaramente vuole essere giocato in deck elementali. Qual è eh, l'elementale che viene giocato a turno 4 in shaman? Io in questo momento non lo so. Il tar creeper costa 3 mana. Il tolvir, come avete detto l'altro giorno, non è un elementale, Dumbound Elemental. Non mi sembra una di quelle carte. Che, mh, boh, in questo momento possono essere giocate. Quindi, giocare Servant of Kalimos in pala, ti dà sempre Raglight Lord, no, sempre, non sempre Rag Light Lord ti dà. Tutti neutrali più una percentuale 4 volte superiore di darti elementari di classe. Se l'elementare di classe è esclusivamente Lightlord, allora sì, ti darà più spesso Lightlord. Um, andiamo, avanti, andiamo avanti a vedere um, se c'è qualcos'altro da, da aggiungere. Va bene, non c'è molto altro da aggiungere. Può essere giocato in copia singola. Può essere giocato in doppia copia. Dipende dalla velocità del meta. Questa carta sarebbe stata. Assolutamente. Molto più forte. E beh, voi direte, e eh beh, ma dai. No, però sarebbe stata molto più forte se fosse stato un 5 mana 4-5 taunt. O se fosse stato un 5 mana 4-4 taunt sarebbe stato meglio. Se fosse stato un 5 mana 3-5 taunt sarebbe stato meglio. Resta un 5 mana. 4-5. Quanto valore ha? il discover an elemental a livello di tempo su board o a livello di tempo non su board, ma a livello di tempo sulla carta, voi direte sì, ma quanto vale allora sta carta? Ricky? la carta fa meno 0,5. Bisogna pensare a che valore, a, a, che, che, che valore mh, applicare al discover an elemental, quale valore vogliamo applicarci, poi bisogna, dopo aver determinato il valore del discover an elemental, bisogna. Togliere un coefficiente in relazione al fatto che c'è la condizione sine qua non. Se non hai, se hai giocato un, elemental, uh, un elementare il turno precedente, ti si attiva. Okay? ok? In linea di massima, i Discover: se non sbaglio, valgono da un mana a un mana e mezzo, una roba di questo tipo. Grazie Ricky, ma la review viene fatta su delle carte non vengono aggiunte, poi al massimo alla fine della review le vado a vedere, sicuramente le vedremo in stream e ci faccio giusto una, un, un commento. Questo per quello che riguarda Servant of Kalimos, è difficile comunque applicare in questo momento un valore al discover di un elementale, perché noi gli elementali non li abbiamo visti tutti, uh, sappiamo che devi aver giocato un elementale al turno prima per poter utilizzare Servant of Kalimos, non sappiamo che minion vuole essere giocato in curva di quarta, per far attivare Servant of Calimos. Quindi Servant of Calimos non è detto neanche che sia un minion che vai a giocare in curva. Interessante il fatto che questo minion costi 5 mana e vada a sostituire quello slot a 5 mana. Che si era visto in, um, in dragon. Perché in Dragon giochi a 5 mana, Azur Drake con 4-4 che ti dà una, una carta. E noi, con una, e noi nel deck elemental giochiamo un 5 mana 4-5 che non ci fa pescare una carta ma ci dà un Discover, ci sta. In Dragon Priest si gioca anche il Dragonic Operative che è un 5 mana 5-6, Discover a card of your opponent deck, If you have a Dragon in your end, assolutamente rotta. Perché okay, lo, so, lo sanno tutti che il Dragonic Operative è una carta molto, molto forte. Ma è giusto che ci siano le carte molto, molto forti nelle classi. Ed è questo il problema di Paladino: Paladino aveva delle carte forti, Master for Battle, Shielded Minibot. Poi hanno tolte. E buono. Um, questo per quello che riguarda Servant of Calimos. Penso sia abbastanza come analisi. La prossima carta che andiamo a vedere è un gran bel cartino. Sono. Particolarmente colpito che il Warlock stia ricevendo queste gemme ed è il Ravenos Pterodat. 4 mana 4 4 Bestia cry, distrugge un minion e adatta Twice. La possibilità di trovare e trasformare questo minion in un 7 7 è dell'11%. Questo ve lo posso dire perché l'ho cercato e l'ho trovato. Quindi trasformare l'opterodattilo in un 7-7 succede una volta su 10, o poco meno. Ok? okay. Qual è il bersaglio preferito dal Ravenus Perodat? Cominciamo a vedere un attimo. Allora. Sempre il solito discorso. La carta è un 4 mana, 4-4, ed 0 su board, con nomenclatura bestia, che la rende ancora più appetibile nel caso in cui si vogliono giocare discover bestie, o nel caso in cui si voglia giocare un deck con curator. Tutti i minions stanno diventando bestie, tutti i minions stanno diventando bestie, e questo è una cosa molto, molto allettante per una carta come The Curator. Non è impossibile che esca una leggendaria in un Goro del tipo 6 mana, 5-5, taunt, prendi due bestie dal tuo deck, mettile in mano. Ciao Garrosh, non è, non è assolutamente scontato, a me piacerebbe una neutrale di questo tipo. Decurator è 7 mana, che ne so, 4-6, un drago, un murloc, una bestia. Allora perché non mi fai una bella leggendaria con taunt che fa stallare e al posto di darmi un drago, un murloc e una bestia mi dà due bestie? Punto di domanda o perché non me lo fai perché non me lo fai di classe? Speriamo. Speriamo. Adaptwise. Allora, adaptwise può significare due cose. Primo adesso io leggo un po' di commenti vi dico: o oh, scegli un battle cry, scegli un adapt e lui te lo raddoppia. Quindi se tu gli dici. Mm, dagli più 3 d'attacco, ok. Gli metto più 6, ma non mi sembra abbia senso. Perché se tu fai adapt stealth, cosa fa? Stealth a due volte, non ha senso, no? Secondo me l'adapt è twice. Lo fai due volte, fai il discover sull'adapt e poi di nuovo un altro discover. Quindi mi è detto che l'11% delle volte questa carta può diventare un 1-1. Ci sono le ovvie sinergie con. Uh, Possessed villager perché Ravenus per, 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 perodattilo. Lo sapete benissimo anche voi. Che lui vola lì sopra il villaggio, vede uno, bam se magna, ehm, e se lo mangia, e se lo mangia. Vediamo a vedere eventuali lo stegodonte. Vediamo vedere quali eventuali. Mh, quali carte possono essere. Possono essere. Con quali deck vuole essere giocato il, il pterodattilo? In di massima i commenti sono che il pterodattilo venga giocato in Zoo. Perché può prendere valore da. Può prendere valore appunto dal Possessed Villager. Abbiamo comunque la Whisper of the Old Gods. Abbiamo mm, Forbidden Ritual. Che possiamo giocare di terza per sviluppare tre token 1-1. Abbiamo um, l'Egg, il, um, il Runic Egg, un mana 0-2, peschi una carta. Quindi il Runic Egg è proprio delizioso da giocare con il Pterodattilo. Perché? Perché è, <ride> è meglio rimuovere lo 0-2, pescare una carta e baffare questo minion piuttosto che perdere un 1-1 e far proccare l'1-1 dal Detractol, no? Non, non posso stare qua raghi a discutere sopra. Leggo un attimo i commenti. Allora, vi posso confermare in questo momento che l'adapt twice significa che mm, Non raddoppia l'adapt che tu hai scelto, ma vengono scelti due differenti perché la Blizzard l'ha postato in un'intervista di uno degli sviluppatori del team 5. Uh, Quindi uh, è semplicemente un 4-mana 4-4 che fa due battle cry diversi, due discover diversi. Punto. Quindi, se vi state chiedendo, ah, ma um, no, raddoppia o sono diversi? No, sono due diversi punto, su questo siamo d'accordo non sto non sto qua a guardare non sto qua a guardare a guardare altri commenti cosa si può dire sulla carta quanto valore esprime il doppio il doppio adapt dovete capire questo che in linea di massima i minion con adapt hanno un body sotto e v ok, io non capisco, una... hanno un body sotto e v il, B. il um... Il, long, il, 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 il Verdant Longneck del druido. La prima carta mostrata. 5 mana 5-4 adapt, giusto? Ok, ha un body sotto V. Le Ravenus Pterodat è un 4 mana 4-4. Um, il Battlecry. Devi distruggere un minion. È adatta due volte. Ma può essere giocato come un 4 mana 4-4 ha 6 stanti su board. Non attiva Battlecry. Pazienza Tu pensa a questa carta Giocata assieme a Potion of Madness Se si potesse Feels very 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 good Comunque <ride> a parte questa follia um... il, doppio, il doppio battle Il doppio, il doppio adapta a me, a me turba Partendo dal presupposto che tu Togli un punto in tempo su board E um... Questa carta è come giocare un 4 mana 3-3 con un doppio adapt, come per esempio. Però la cosa buona è che può essere giocata in curva senza minion non senza battle cry e v0. Si può anche aggiungere che questa carta è uno dei, è uno dei motivi per cui mh, la power overwhelming non, non resta più in rotazione. Perché? Perché se ci fosse power overwhelming potresti prendere. Giochi su Possessed Villager o un token Power Overwhelming. Fai un trade dopo aver fatto il trade. Dici, Sai che c'è? Questo qua non esplode da Power Overwhelming. Questo viene mangiato direttamente dal mio Pterodattilo. Si viene mangiato dal mio Pterodattilo. Io prendo extra, extra value. Questa carta in combo con comprando prenderebbe 4 volte. Si, sì. mm, um, Cos'altro si può aggiungere? Si può aggiungere che. Uh, chiaramente questa carta in wild è estremamente forte perché, um, perché viene Sarebbe opina Antero Priest Questa carta è estremamente forte perché uh, In wild Perché chiaramente può prendere come bersaglio le Rubian Egg E lì è The Nightmare Come l'ha scritto qualcuno L'ha <ride> scritto qualcuno nei commenti su Ayrton Fa The Nightmare of Raven, Spero Perodat uh, Cioè fai turno 2 le Rubian Egg Turno 3 Coin Rimuovo le Rubian Egg Evo con un 4-4 e un 7-7. E' vinto la partita. GG, ciao. <ride> Lal. Uh, non c'è molto altro da aggiungere. A me colpisce che questa carta sia una bestia. Mi chiedo il perché. Sì, perché questa carta per Warlock è una bestia C'è sotto qualcosa che io non ho ancora visto Raga, stanno, ci stanno dando un sacco di bestie, no? In questa espansione Magari anche un po' per il flavor Il fatto che a un Goro ci sono poi effettivamente delle bestie Però io mi aspetto anche di vedere qualcosa che ci sinergizzi Quindi mi aspetto di vedere a un certo punto anche una leggendaria Che mi dà value se io ho bestie nel deck Per qualsiasi classe Runic Egg è una delle carte, uno dei maggiori indiziati Comunque Runic Egg e Possessed Villager sono i suoi bersagli In che lista vuole essere giocato Venus Pterodat principalmente in una lista tipo Zoo tipo Zoo Locke e quindi è una carta che va a, mh, a strizzare l'occhio all'agro oltretutto l'opterodattilo, raga può prendere non è, non è bersaglio di spell, può tranquillamente diventare un 4 mana 4-7 non è bersaglio di spell, è una carta così è fortissima fortissima c'è da dire che bisogna capire un attimo il Destroy a Friendly Minion quanto influisce cioè ha un valore quel minion che tu distruggi, meno male come valore se non è un token prodotto dall'imp gank boss che ahimè esce dalla rotazione grazie a dio, perché scusatemi un attimo ma avere imp gank boss in Zulok e avere sto bad boy pure poi diventa una roba insana ne parlavo oggi su Telegram, cioè del fatto che oh, c'è il rischio che Hearthstone diventi per una fase un gioco un po' broke back. Un gioco un po' broke back in cui tu prendi e giochi le cartine in curva, broke back alla, alla Secret Paladin. Cioè, tu prendi e dici: mm, Turno 2 Candly grandmother, mm, va bene. Turno 3 gioco il 3-3, la procco. E quindi mm, metto giù per 3 mana un 3-3 e un 3-2. Non esiste giocata più forte di questa da fare in Hunter in questo momento. Turno 3. Turno 4, beh, ho tanti minion su board, posso sempre trovare valore dal mio Andmaster. Benissimo, giochiamo l'Andmaster sopra uno dei 2, 3, 2. E vai avanti così. Insomma, mm, per quello che riguarda la, la linea, cioè, non, non, voglio che la, non voglio che Erson vada in questo, in questo modo. Facciamo l'alleanza. Sì, Grazie mille per la sub, Pauligno. Ben, ben, benvenuto nel, gio, nel dojo grazie per il supporto al canale bro welcome welcome stavo dicendo cioè è una brutta situazione in cui si trova il gioco quando ci sono le, quando le, capite il mio discorso quando la sequenza quando c'è la possibilità per classe di avere una sequenza che è talmente forte da soffocare le altre e quindi non, non, non incentivare al deck building le sequenze in curva in Airstone sono importanti ma non devono essere troppo forti, perché se le sequenze in curva sono troppo forti, poi dopo ci si ritrova nella situazione: sai qual è? Turno 1: Pass, turno 2: Shielded Minibot, turno 3: Master for Battle, turno 4: Piloted Shredder, turno 5: Sludge Belcher o Coin Mysterious Challenger. Siamo d'accordo, avete capito? Cioè, quando si arriva in quella, in quella situazione, quando si arriva con una situazione di linea, di sequenza. Da giocare in curva, semplice Che va a vincere A livello di valore Qualsiasi sequenza Che la classe può andare ad esprimere Con un'altra tipologia di deck Allora lì è un problema Allora lì si crea un precedente, si crea un problema nel gioco Nell'hunter io lo vedo questo Nell'hunter io lo sto vedendo questo Secondo me c'è il rischio che succeda C'è il rischio che succeda Il midrange hunter più o meno funzionava in questo modo Sì questo per quello che riguarda il Pterodattilo, non aggiungo altro. Abbiamo detto in che lista può essere giocata. Bene o male, in Zulok. Abbiamo detto cosa fa la carta. Abbiamo, abbiamo comunque assodato che l'Adapt twice sono un doppio Discover e non, e non raddoppia diciamo, il singolo Discover, il singolo Adapt che andiamo a cercare. Mm. Turno 1: Zombie Ciao. E questo per quello che riguarda il Pterodattilo. Andiamo a vedere. L'ultima carta per la giornata. Per la giornata, cioè per questa card review ed, ed evolving ed evolving spore. Ed evolving spore Evolving Spore. Quattro um, mana adatta a tutti i tuoi minion. Adatta a tutti i tuoi minion. Allora, facciamo andare a vedere. Cominciamo a vedere. Um, Cominciamo, cominciamo a vedere quali sono i possibili outcome per quello che riguarda questa carta. Allora, abbiamo più 3 d'attacco per 4 mana. È un Bloodlust permanente sulla nostra board. Il druido ha già il Roar. Però mh, è un buon effetto dare più 3 permanente alla propria board. Niente da male. Più 1, più 1 a 4 mana. Molto male. Perché? Perché abbiamo Marco Velotus che ha un mana. Fa esattamente la stessa cosa. Veleno. Potrebbe avere un grosso valore, però è abbastanza situazionale, quindi marginale. Divine Shield, protegge contro gli AoE, ed è anche decente se hai più di tre minion, quindi Divine Shield forte, mettere Divine Shield su tutta la board forte. The um... Trattle evoca due piante 1-1, simile, uh, simile a Soul of the Forest... Uh, meglio o peggio in, alcuni, in alcune situazioni, dipende Perché tu giochi questa carta e hai 4 minion Scusate Hai 4 minion su board, giochi questa carta Proccano tutti il Deathrattle e ne evochi soltanto 7 di token Mentre invece il Solove Forest evoca dei 2-2 Comunque resta un buon effetto No, non ti fa scegliere per ogni singolo minion. Uh, non penso proprio ti faccia scegliere per ogni singolo minion. Lori. Mm, penso che l'adapt single sia un adapt singolo. Wind Fury più Savage Roar. La domanda è: quanti minion devo adattare? Per dare valore a una spell da 4 mana? Tanti. Il problema di questa carta, lo dicevo oggi su Telegram, non è l'effetto. Il problema di questa carta è il costo in mana. Non è che la carta sia brutta. La carta non è brutta. Non ci sono carte brutte. Il problema di questa carta è il costo in mana. Quel 4 che tu vedi lì costa un sacco. La carta con cui uh, vuole essere giocato, in teoria, Evolving Spore è il. Questa, in linea di massima, no, abbiamo visto, abbiamo visto poco tempo fa, la Living Spore, um, però um, in realtà tu non puoi giocare Living Mana perché, perché poi l'Evolving Spore per giocarlo al turno successivo dovresti avere in mano due Innervate o dovresti aspettare un turno, quindi se tu giochi Living Mana di quinta trasformi tutta la tua board in Minion 2-2. E poi questa carta, oltretutto, non l'ho ancora recensita, la Living Mana. È una carta che mi turba. Ci devo riflettere sopra. Magari, ci devo riflettere sopra, tanto su Living Mana. Perché il valore espresso da Living Mana è alto. Chiaramente, tu non puoi, non puoi giocarla in sinergia con Living Mana se non hai degli innervet o dei meccanismi per tirare fuori mana. Se la facevano livellare a 3 mana, diventava troppo forte. Beh, non potevano farla proprio a 3 mana. Però il fatto che tu hai il Discover. Mh, il fatto che tu devi essere obbligato a passare dal Discover Stealth ti può dare Taunt. Taunt ti può salvare contro gli aggro. Potrebbe essere buona da giocare in un deck Jade. Quindi tu prendi, fai la board piena di Jade 8, 8, 9, 9 e ci metti sopra Taunt per bloccare. Ma tanto se già hai giocato dei Jade giganti, la partita la vinci comunque. Wind Fury. Um, se fai come setup Evolving Spore per poi metterci sopra un Wind Fury o se tu prendi i giochi Evolving Spore a turno 4 a 4 mana più uh, Savage Roar dici metto Wind Fury a tutti i miei minion gioco Savage Roar beh sono tanti danni non possono essere bersagli di spell mm, è un po' me Stealth è un conceal da 4 mana e quindi overcosted e non va bene. Uh, più 3 di vita non fa molto per il token Druid. E questo diciamo sono dei feedback che viene dato da un utente. Sto leggendo qualche commento in giro con cui io concordo abbastanza. Concordo abbastanza. Quindi le spore sono buone, molto buone, Divine Shield è molto buono, Wind Fury è situazionale, Veleno è situazionale, e The Bad più 1 più 1 molto male, chiaramente, perché per un mana da più 1 più 1, più 3 vita buono, più 3 d'attacco molto buono. Non possono essere versioni di spell molto male, Taunt molto male, capito? Il problema di questa carta non è, non, è la, non è il design, il problema di questa carta non è l'effetto, il problema di questa carta è il costo in mana 4. La rende un filo, un filo, secondo me, overpriced. Perché poi dopo bisogna fare tutti i vari calcoli per avere. come si scritto prima un utente che fa. Ma com'è che io faccio ad avere un'EV positiva giocando l'Evolving Spore? Qual è il breaking point dei minion da avere su board per far sì che Evolving Spore abbia un'EV positiva? Questo è difficile da valutare, spetta al giocatore, è una carta complicata. E quindi, insomma, questo è. Quindi, per questa review è tutto. Io ringrazio chi ha guardato il video, spero che vi sia piaciuto. Oggi sono un po' in hangover, quindi non sono stato brillantissimo. Vi ringrazio per aver, per aver visto questo video, vi ringrazio per averla seguita direttamente live. Io stacco e vado a vedere le tre carte che sono state appena rilasciate.